Allora, già che mi cambi la sound, a me va tutto molto bene. Bella ragazzuoli, bentornati qui sul canale, sempre al vostro cap, sempre su Marvel Snap. Prima di farvi vedere il mazzettino di oggi, che ovviamente andremo a collaudare, voglio farvi vedere il pass. Perché è vero che oggi proveremo una nuova carta, che è il Cigno Nero, becca desto cigno, che è una carta on reveal in cui il prossimo turno che noi giochiamo quella carta, tutte le carte di costo 1 vengono a costare tutte 0, quindi potete ben capire già il mazzettino di oggi, quello che può consistere. Poi, ovviamente, abbiamo le nostre variant misteriose nel pass, ma abbiamo, ragazzi, quanto cazzo è figo sta variant. Io la voglio assolutissimamente, invece l'altra dovrebbe essere della... No, la trovo. Eccola qui, che non è tanto diversa da quelle che si vedono già in giro della Fauce d'Ebro, però c'è sti rancazzi della Fauce d'Ebro. Poi abbiamo la variant delle Conquest, che è molto figa, permettetemi di dirle, molto figa quella di Gamora, con tutti sti coltellini qui di voglio, Gamora. E poi, per concludere il tutto e andare a vedere subito il mazzettino, intanto c'è la bellissima variante che andrei ad aprire ora. Oh, mi mancava questa del... Cioè, mi mancava la variante del teschio rosso, bello così. E in più, cassa in evidenza per andare a vedere se becchiamo Super Giant. Anche perché mi manca la variante di Darkhawk e mi manca la variante di Zabu. Quindi, indipendentemente, a me va benissimo così, pure se non mi dai Super Giant con questa chiavetta. E in più abbiamo un bel po' di cassettine da aprire. Infatti, cioè, scusami, se mi dai una carta che mi manca... No, frate, partiamo malissimo. Vai. Oh, vedi, io già questa te l'accollo, io già questa te l'accollo. Due variante su due. E che è successo? Ah sì, tre. Va bene così, ma va benissimo così. Ok, ultima. Vabbè, oh, e comunque, fammi aprire sta spotlight, va. Dammi una variante di quelle, vabbè. Oh, vedi, sono contento così, va bene. Ci sta. Ora, oltre a tutte queste novità della Spotlight e del Pass, vi ricordo che c'è anche il Carnevale, che è più una serie di incarichi, di missioni giornaliere che si possono fare in cui si accumulano cose e si vincono cose, come per esempio gold, crediti e tanto, ma tanto altro ancora. No, non è vero, basta, anche perché si vincono solamente 2-3 biglietti e una variant mi sembra anche. Quindi poi dateci un'occhiata con calma. Adesso il mazzettino, dov'è? Eccolo qui. Il bounce, no? Che giustamente quando tu vedi l'effetto del cigno nero e dici che ci sono carte potenzialmente di costo 1 che vengono scontate, ti viene subito in mente di pensare a un bel bounce, no? Con Hitmonkey, con la variant che mi ha giustamente dato nella scorsa spot, anche se me ne fotto tre cazzi, però dai, mettimi questo. Perché è veramente troppo bella sta variante. Ora, non c'è Licantropus, non c'è il grande Licantropus in questo mazzo, perché? Perché la nostra carta che andremo a mettere a far sì che si buffi all'infinito è Hitmonkey, no? Hitmonkey, abbiamo Bishop, che è la nostra carta che è la carta che andremo a potenziare all'infinito. Abbiamo tutte le nostre carte di costo 1 che ci possono essere interessanti sia da poter giocare nel corso del game sia ad andare a giocarlo nel turno 6 con tutti i costi a 0 più Hitmonkey che diventerà una roba esponenziale. Andiamo a vedere subito come funziona questo grande cigno di Utrecht e vediamo se serve anche mettere il grande Licantropus. Allora, Iceman, The Hood, Forge. Subito, The Hood, dammi il demone. Dammi il demone, io sono già contento così. Adesso mi devi dare intanto Falcon in mano, così sono più tranquillo. Però è bello sto avatar del ragazzo in questione. No, non mo dai, va bene. E Iceman a sto punto. Facciamo Iceman e potrei anche fare una roba del... No, non lo voglio fare. Devo fare anche Forge Demone per potenziarlo già. Però se tu già non mi dai le cose... Oh, vedi. Vedi. A me conviene fare già Forge Demone. Metti che mi dà Beast, regà. Metti che mi dà Beast, io posso fare già cose. Si sa che ti dico. Ma sai che ti dico? Faccio solo Forge. Faccio solo Forge perché... Ma così si distrugge Forge, è un peccato? Un peccato, sì. Vabbè, cazzo me ne frega. Qui ci prendiamo il più 2 di energia, sperando che ci dia o Beast o Falcon per poter fare delle nostre porcate. E poi vediamo. E tu non mi giochi più nulla, mi giochi solamente Grandmaster. Gli sei briccato il mazzo, frate. Oh, vedi. Vedi. Allora, la cosa che vorrei fare io è fare questo. Però non lo posso fare.
Cioè, nel senso, la cosa che andrei a fare io è questo qui, poi farei beast e poi come la gioco io il cigno nero, se non posso fare le mie faccende? Ma merda. E allora facciamo invece una roba del genere, facciamo questo e facciamo questo. E basta. Facciamo Hitmonkey e beast intanto. Ok? Facciamo Hitmonkey e beast, intanto lui si buffa con l'effetto di Hitmonkey. Noi ci prendiamo e The Hood e Iceman ce li rimettiamo in mano. E poi abbiamo un Hitmonkey che potete vedere. È assurdo. Dici Sera. Dici, ma vuoi rompere al turno 5? Allora, dobbiamo fare sicuramente il cigno. Devo fare sicuramente il cigno. Devo fare sicuramente The Hood. E sì, The Hood lo farei a voglia. Farei Iceman e farei Falcon. A questo punto. Sì, ha voglia. Il problema è che cosa gli posso mettere sull'altare della morte? Ci avrei Nico Minoru che mi potrebbe mettere il suo effetto di spostare la carta a destra. Però non l'ho trovata. È l'unica cosa che potevo mettere lì. Delle mie carte attualmente nel mazzo. Ah, ma non abbiamo neanche Brio. Quindi a vedere che cosa gioco. Ok. Bello. Però dai, abbiamo due demoni a costo zero. Cioè, è una 0-12, diciamo. Guarda là. Allora, sicuramente quello che andremo a fare noi è occupare tutti i campi. Bello misterio. Cioè, fare giustamente una roba del genere. Fare questo. Fare questo qui. E fare questo. E fare questo. Tanto Shang è inutile, visto che giustamente. Ah, però, cioè, è un 3 di forza, quindi perché non farlo? Alla fin fine, perché non farlo? È un 3 di forza. Snap, frate. Qui andiamo a 3, 6. Sì, ma a me converrebbe comunque. Aspetta un attimo. A me converrebbe mettere un demone qui, Hitmonkey, visto che è una zona negativa. Fare un demone qui, fare che cazzo ne so. Fare Mysterio, fare Shang e fare questo. Dici tu non si prende il clone. Vabbè, frate, ma sarà esponenziale l'effetto di Hitmonkey. Guarda quante carte abbiamo posizionato. No? Capito. Ecco qua. Allora, già noi siamo coperti da un eventuale Shang perché a noi non ci fa effettivamente nulla. Bisogna vedere che cos'è questo. Metti una Scarlet. Bello! No bello! No bello! Abbiamo perso? No! Ha fatto! Non abbiamo perso. Abbiamo anche concluso alla grande. Fortunatamente non ho fatto Hitmonkey al 100, raga. Altrimenti avrei preso un cazzo enorme. Cerchiamo di farlo brillare ancora di più questo Hitmonkey maledetto. E tra l'altro, se noi andassimo a giocare anche Licantropus qui. Bello questo, sai. Molto bello questo, frate. Perché posso fare così e così. Fare così e così. Poi la prossima giocata c'è il Bishop. Ok. C'ho Prio. Sì, c'ho Prio. E non so se mi conviene fare subito Falcon per prevedere e predictare Hitmonkey. Ma mi sa che sì, Hitmonkey, vabbè, lasciatemi stare. E coso, Killmonger. E mi sa che lo faccio, sai. Mi sa che lo faccio. Io così vado a 6 a sto punto, sì. Turno 4 si potrebbe pensare di fare Bishop. Sì, dai, faccio Falcon. Faccio Falcon, vai. E Killmonger? No! Ci ho provato. Attenzione a quel Deadpool che è a costo 6. È a costo 6. Ma perché dico costo 6? Bello Bishop e bella anche Nico. Lui è a Prio, quindi siamo pure belli coperti. E poi la prossima andiamo a fare che cosa? Che cosa andiamo a fare la prossima? Devo andare a distruggere qualcosa così che mi fa pescare cose. Ok, dove è lì? Ok,
Che cos'è che è così sacrificabile? Non Shang a sto punto. Mysterio. Mysterio e Monkey. Si potrebbe già pensare di fare. No? Non giochiamo il cigno? Oddio. Abbiamo una e due, no? Potremmo pensare di fare il cigno ora. E poi il prossimo... Sì, è che non posso giocare Shang la prossima, però. Ma andrei a giocare Hitmonkey, Demone, Demone, Mysterio. Vabbè, sai che ti dico? Io lo gioco qui. Lo gioco qui perché mi servono... Mi serve il vibranio. Perché no? C'ha un Deadpool assurdo, raga. C'ha un Deadpool assurdo. Ok. Allora, può fare death più cose? Fate, guarda che giocata che ci abbiamo. Ma guarda che giocata che ci abbiamo. Allora, quello che andrei a fare io è fare intanto Mysterio qui. Intanto Hitmonkey qui. Intanto Demone qui. Intanto Demone qui. Facciamo Iceman e facciamo Beast. Basta, non Beast. No? Siamo coperti in tutte le location. Tu gli puoi dare due punti in più. Io gli darei pure due punti in più qua su Nico. Su New York. Abbiamo anche prima, quindi siamo coperti. E dai, frate, ma non ti ritirare. Ma non ti ritirare. Io penso che Hitmonkey veramente era un qualcosa di mostruoso adesso. Schippo. L'angelo. Ok. Che me dai? Hitmonkey. Non sarebbe male fare Nico qui. Non mi ricordo che cos'è che si risolve prima. Se si risolve prima Nico. Ma si dovrebbe risolvere prima l'effetto della carta e poi il campo. Oppure fai di questo. Ho deciso. Mi piace di più. Cioè, frate, se ci prendiamo Nico in mano adesso, ce lo dobbiamo riprendere in mano. Perché sicuramente ci avrà Killmonger adesso. Bishop, cazzo. Aiuto. Io giocherei Beast, frate. Io giocherei Beast. Lo so che ne hanno giocato a cazzo dei cane. Però, cazzo, c'è Nico Pirolo che può veramente essere una cosa esponenziale. L'unica mia. L'unico mio dubbio è che se io la faccio ripescare in mano, si risolve l'effetto? Cioè, va a 14? Sai che lo scopriamo solamente vivendo? Ok. Ok, ti risolvi? Non si risolve. Non si risolve. Cazzo. Va bene. Va bene così. Va bene così. Facciamo Bishop The Hood. Io sul vibrano lo farei. Che il vibrano alla fine è 1-4. Adesso il turno successivo andiamo a giocare il cigno. Già abbiamo due carte potenziali che possiamo andare a mettere con Hitmonkey. Lo so che ce l'hai, fratello. Lo so che ce l'hai. Ergo 3. È bello però Nico, eh. Molto bello Nico così. Però si potrebbe pensare adesso di fare cigno. Nico Forge. No? Abbiamo 1 e 2 per andare a giocare. Distruggiamo e peschiamo. Abbiamo serie possibilità di trovare anche altre due cose di vibranio. Vabbè, non lo so, sta succedendo tutte cose potenti e interessanti. Snap. Ok. Dici vibranio e vibranio. Olè. Cioè, frate, dai, Nico cioè, a forza 7. Capito? Hai capito tu? Adesso che giocata che ci abbiamo. Va. Aspetta un attimo, fammi ragionare. Vabbè, sì, ma non si risolve questo effetto di Nico, si è buggato. Infatti io farei un Iceman qui. Farei Demone qui, farei Vibranio qui, farei Hitmonkey, farei Vibranio qui e farei Vibranio qui.
Cioè, frate, è tutto perfetto. Io non so sta cazzo come può vincere. Cioè, oddio, ci avrà Knull di a forza 4, a costo 4, ci avrà anche detto da fare. Dici tu. Li vinciamo, va bene. Killmonger l'ha già fatto, quindi non lo so che cosa potrebbe giocare sto ragazzo. 24. 24 punti a sinistra. Perfetto. Bello. Veramente. Sì. Una 3-12 è diventata Hitmonkey. Una 3-12. E non avevamo mistero, eh? Adesso l'obiettivo del video non è andare a provare il cigno. Perché abbiamo visto che il cigno, facendolo a costo a turno 5, si può riprovare un bel turno 6 molto bello forte. Ma lo scopo del video ormai è diventato andare a vedere a quanto può ammontare Hitmonkey. Oh, dimensione Nur. Bello, che cos'hai? Insomma, però forse lo faccio, sai. Forse lo faccio. Potenzio Bishop. Così che adesso abbiamo la giocata Bishop più coso. Ah. Ok. Ma anche basta, è bello. Anche basta, è bello. Però io già vado a 3, no? Io già vado a 3, gioco sto schifo. Mi conviene giocare sto schifo. L'effetto che mi dovrebbe dare Nico è quello di distruggere una carta, frate, perché mi serve, non c'ho un cazzo. Tanto ci vediamo un bel po' di forti. Non mi esce il termine, frate. Di costo in più, di energia in più, dai. Dici Bishop. Dov'è Falcon? Beast. Ok. Vabbè, io ti skippo a sto punto. Io non ho che farti. Non c'ho nulla. Meno che io, la cosa che posso fare è fare Nico Minoru qui. Fare Beast. Capito? E poi fare Bust. Vado a 6 totale di carte in mano. Se non ho fatto cazzo nel conteggio. Vabbè. Capito? E poi abbiamo tutte queste belle cartine. Interessante Super Giant. Vediamo come va sfruttata. Come la sfrutta sto ragazzo. Però guarda qua. Cioè senza cosa? Senza il cigno? Abbiamo tutte queste belle cartine, no? Vabbè però. L'unica cosa è che penso che sicuramente andrà a pescarmi un altro Vibranio. E non ci abbiamo nulla. Non ci abbiamo Hitmonkey. Non ci abbiamo neanche Shanks per poter farglielo sul mostro. Ipoteticamente. L'unica cosa, frate, se mi deve far pescare una carta del mio mazzo, non mi far pescare Falcon o anche The Hood. Perché potete ben capire che non potrebbe funzionare un cazzo. Ah, ma si attiva pure per me, Super Giant. Sono un coglione, frate. Ma mica ho letto la carta io. Tutte le carte. Cioè, frate, guarda che se avessi avuto Hitmonkey quanti cazzo di punti facevo. A sto punto. Vabbè. A sto punto, sì. Questo è tutto quello che posso fare. E per carità, alla fine mettiamo 4 punti qui. Mettiamo... Quant'è? 3, 6, 10. 12, che mi sembra che Forge l'ho fatto su questo di Vibranio. Poi mettiamo altri 9. Proviamo. Non lo so se questo qua è veramente un bounce e basta o è qualche tipo di cazzata, capito? Cioè effettivamente non ho visto neanche mezzo mazzo ancora. Cioè non ho visto nulla di super giant, perché sapevo che con una chiavetta non è che malava. Quante carte mi giochi? Tutto, ok. Bene. Bene. Sì. Però se mi ha fatto Shang qui in Predict, ma ha distrutto. Ha distrutto. Ok, mistero. Ma lui ci avrà Hitmonkey, frate. Lui ci avrà Hitmonkey. Oddio, mezzo che vinciamo al centro? Mezzo. Cazzo dico che Bishop c'è pure settato. Ah.
Ste carte? Ha perso, frate. La voglia. No. Non potevo fare niente di più e niente di meno. Capito? Cioè, anche se io mettevo il vibranio qui, era soltanto un punto in più. E non vincevo. Non vincevo mai. E a pensarci non potevo fare neanche chissà quale giocata diversa, perché alla fine avevo tutte forza 3. Le uniche che potevo mettere qui, potevo mettere il vibranio che aveva forza 4 qui, per cercare di pareggiarla, ma facevo comunque 17 e non 18. Bene così, alla fin fine siamo all'inizio season, regà, no? Quindi ci sta, dobbiamo ancora carburare, dobbiamo ancora capire com'è che va. Allora, sarebbe interessante anche vedere con Lycanthropus cosa si potrebbe fare, ma non vorrei che mettendo anche Lycanthropus in qualche modo si appesantisse ancora di più il mazzo, no? E non saprei chi togliere al posto di Hitmon, di Lycanthropus, per fargli spazio. E comunque questa bella cartina col cigno non solo può essere utile nel bounce come abbiamo visto oggi, ma può essere utile anche all'interno di altri mazzi. Che ne so, esempio stupido, Deadpool, no? Lo giochi al turno 5 come abbiamo fatto con il bounce. Cioè, quante volte giocando il Destroy mi sono capitato che volevo fare sia Knull sia Deadpool, e ovviamente Deadpool era a costo 1, Knull è a costo 6, non lo puoi giocare tutte e due. Ma giocando il cigno nero, che ne so, tipo al turno 5, puoi farlo con questa cosa. Quindi ancora si deve capire con quanti altri mazzi può essere utile questo cigno nero, ma abbiamo ancora tutto il tempo per vedere queste cose. A domani.